Sin da oggi la nomina del nuovo arcivescovo di Napoli arriverà nelle prossime settimane Domenico Battaglia. Lei lo conosce già perché era in Calabria nel momento in cui c'era anche lei. Che rapporto avete e che persona è? Innanzitutto consentitemi un abbraccio affettuoso al cardinale Crescenzio Sepe, perché ovviamente è ancora cardinale di questa città, per oggi c'è l'annuncio ufficiale e quindi è giusto che la città abbracci il cardinale uscente, che per tanti anni è stato arcivescovo di questa città. Io poi sono personalmente molto felice della nomina fatta da Roma, dalla Santa Sede, da Papa Francesco, per una città così importante del mondo come Napoli, di Don Mimmo Battaglia. Prete sacerdote di strada che ho conosciuto nel 1996, l'ho conosciuto sempre tra i più fragili, tra gli ultimi, tra i tossicodipendenti, tra le persone bisognose, un prete per Napoli, del sud, e penso che è una bella bella notizia per Napoli. Io credo che mai come in questo momento una figura come Don Mimmo Battaglia è assai preziosa per la nostra città, soprattutto per contribuire a consolidare l'unità del nostro popolo e quel senso di fratellanza, di comunità che è sempre necessaria ma è particolarmente significativa in un momento così drammatico, non solo dal punto di vista sanitario ma anche sociale ed economico. Io credo che lui contribuirà molto a ridurre le disuguaglianze, che non sono solo quelle economiche ma anche distanze che ci possono stare nella nostra città. Ci siamo anche sentiti telefonicamente, non vedo l'ora di incontrarlo e di dargli il massimo della cooperazione possibile per lavorare insieme per la nostra amata città.